esperienza, a nostro avviso, negativa dei difensori civici. Difensore civico che noi di fatto abbiamo abolito come struttura nostra comunale, sostanzialmente è una figura che viene nominata dal sindaco, dal consiglio comunale, e che avrebbe il compito di essere il soggetto terzo che raccoglie le segnalazioni e proteste come cittadino. Queste richieste, reclami, proteste, giuste rivendicazioni, che sia uno scuotere cittadino fatto non da un difensore civico, non da una struttura comunale, da un'associazione, uno sportello terzo, perché non abbiamo niente da nascondere, vogliamo mettere carte in tavola, se c'è qualcosa che non funziona ci vogliamo confrontare con i cittadini e vedere il modo migliore per risolvere questi problemi. E se sono stati fatti dei torti, se sono stati violati dei diritti, è giusto che il cittadino abbia un luogo dove poter protestare, dove poter farsi sentire. Quindi da questo punto di vista sottolineiamo che questa amministrazione non è dall'altro lato del cittadino, ma sta comunque dalla parte del cittadino e farà di tutto per questo. Si vuole migliorare la città, tanto che io l'ho proposto, lo posso dire come nome, migliora Roma, punto esclamativo, cioè invitare il cittadino a collaborare, a interagire con le istituzioni maggiormente rispetto a prima per migliorare la città. Perché se una città vuole fare le Olimpiadi, vuole essere la capitale d'Italia, vuole essere la capitale del mondo, vuole essere una città che vanta oltre al Colosseo, ogni tanto per pensarsi, non si sa come mai, ma i migliori e più bei monumenti, patrimonio dell'umanità, e deve darsi da fare. Non vogliamo avere questo ruolo di controllore, supercontrollore o quello che sia, ma di collaborazione tra una massa di cittadini che devono e vogliono migliorare Roma, che devono interagire, speriamo attraverso di noi, con le istituzioni.